20:30, ben ritrovati al momento dell'informazione su TV 2000 e in apertura andiamo subito a Foggia, dove migliaia di persone hanno sfilato per manifestare contro il caporalato e per ricordare i 16 braccianti morti nei giorni scorsi in due diversi incidenti stradali. Il servizio è di Barbara Masulli, a seguire però sentiamo le parole del vescovo di San Severo, Monsignor Giovanni Checchinato, che ben conosce la piaga dello sfruttamento dei migranti in quelle zone. Musa è triste, pensa ai suoi connazionali che non ci sono più. Anche lui a Foggia con i sindacati, CGL, CISL, UIL, c'è l'Associazione Libere, c'è la Caritas, tutti qui per dire no al caporalato dopo la morte in 48 ore di 16 braccianti stranieri in due diversi incidenti stradali mentre viaggiavano stipati in furgoncini di fortuna. Le leggi c'erano, non sono state applicate, queste... e nessuno le parla di questo aspetto. C'erano delle leggi precise. Poi sappiamo, noi sappiamo bene sul territorio qui che è agosto, comincia la raccolta dei pomodori, ma non ci sono state verifiche di un certo livello, né a livello di sicurezza né a livello di controllo di questi pulmini. A proposito, 300 pulmini, caspita, voglio dire, possibili che non hanno fatto controlli, sequestri, cose. La marcia dei berretti rossi, sempre oggi, invece è partita pochi minuti dopo le 8 del mattino dal ghetto di Rignano Garganico. Schiavi! Vai! Schiavi! Vai! I braccianti hanno percorso a piedi 15 chilometri, sono arrivati a Foggia per un incontro in prefettura. E mentre la procura sta verificando eventuali irregolarità nelle 6 aziende dove lavoravano i braccianti morti lunedì, nel registro degli indagati è stato iscritto il conducente del tir sopravvissuto che si è scontrato col furgoncino di braccianti. Un atto dovuto anche perché dai primi rilievi sembrerebbe che a sbandare sia stato l'autista deceduto dell'altro mezzo. La legge 199, approvata nel 2016, inasprisce le pene contro i caporali, ma non basta. Bisogna agire sulle cause che portano al caporalato e allo sfruttamento. Le cause risiedono in un modello di sviluppo economico, quello neoliberista, incentrato sulla grande distribuzione, sulle multinazionali che impongono i prezzi dei prodotti agli agricoltori. I prezzi sono sempre più bassi. Il chilo di pomodoro quest'anno costa 8 centesimi. Con 8 centesimi al chilo, il contadino che impiega una manodopera non la può impiegare in modo legale. Lanciare un appello, un grido nei confronti di tutte queste persone che lavorano nelle nostre terre e lavorano in condizioni disumane. E questo non può essere tollerato, non può essere permesso. E la Chiesa non può non stare vicino a chi soffre. Un messaggio che vuole rivolgere alle persone che hanno perso i propri familiari? Che sono dispiaciuto, che sono pieno di vergogna per questa situazione e che sicuramente prego per loro, non solo per coloro che sono mancati, ma soprattutto per i loro cari. E a Bologna invece, dopo l'esplosione dell'autocisterna, è cominciata la conta dei danni. Il comune stima 10 milioni per rimettere a posto le strade, i negozi e l'illuminazione pubblica andata in fiamme. Il punto anche sulle indagini lo facciamo con Caterina Dall'Olio. 10 milioni di euro. A tanto ammonta la cifra definitiva dei danni causati dall'esplosione avvenuta sulla 14 a Bologna all'altezza di Borgo Panigale. Le parti non più transitabili del ponte crollato sono state rimosse. La via Emilia è percorribile in entrambe le direzioni e una parte del raccordo con la 1 adesso è aperta. Il flusso del traffico comunque è intenso visto lo snodo cruciale e forze della polizia municipale sono state chiamate da tutta la regione per dare supporto alle squadre di vigili urbani del capoluogo. Intanto nel quartiere popolare di Borgo Panigale l'odore delle gomme e delle auto bruciate è ancora forte come lo spavento. Proprio non bene per niente. Non me l'aspettavo una cosa così. Le attività che ieri erano chiuse per rimuovere frammenti di vetrate o serrande divelte, oggi sono già ripartite e pian piano riaffiora una parvenza di normalità. Si riparte immediatamente, con grande forza e grande speranza, sperando che ste cosine non succedano più. Le auto che circolano è bellissimo ed è tornato tutto alla
tra virgolette, normalità nel giro veramente di pochissimo tempo. Abbiamo avuto proprio un aiuto pazzesco sia dai vigili del fuoco, i carabinieri, le forze dell'ordine, sono stati con noi anche fino a ieri che abbiamo dovuto tenere tutto aperto. Le indagini sulle cause dell'incidente sono praticamente chiuse, visto che il veicolo e tutto quello che era contenuto, che poteva costituire una traccia per gli agenti, è stato distrutto. Rimangono solo da accertare eventuali inidoneità alla guida o altri illeciti amministrativi, ma questo avrebbe rilevanza solo ai fini assicurativi. E a Palazzo Chigi è da poco finito il vertice sulla manovra tra Conte e alcuni ministri. Sul tavolo c'è la legge di bilancio, c'è stata la flat tax, la quota 100 per le pensioni e i fondi per i centri dell'impiego. Ora il Consiglio dei Ministri è riunito per discutere un nuovo regolamento sulla privacy. Il Presidente del Consiglio però questa mattina ha incontrato la stampa e ha dato risposte su alcuni temi. Sentiamole nel servizio di Marco Burini. Anche per il governo giallo-verde arriva la manovra, il momento temuto e rognoso in cui si deve far quadrare i conti con tagli, spese, tasse e quant'altro. Ma prima di parlarne in questi minuti con il ministro dell'economia Tria, il vice premier Di Maio, il ministro per gli affari europei Savona e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, Giuseppe Conte stamattina ha risposto per un'ora alle domande dei giornalisti, declinando i verbi al futuro. Anzitutto la manovra. Seria, rigorosa. Se mi permettete anche coraggiosa, perché sarà una manovra accompagnata da riforme strutturali. Ma dove trovare i soldi? Non andremo a toccare settori che consideriamo strategici, sanità, scuola, ricerca. Piuttosto si metterà mano alle agevolazioni fiscali. E davanti alle richieste dell'Europa? Ci presenteremo a testa alta. Sulla TAV invece stanno ancora discutendo. La sintesi la faremo tra un po'. In termini risolutivi, a livello di Consiglio dei Ministri. Sui migranti rivendica una svolta. La libertà di stampa è bello, perché si può dire che questo governo è razzista, questo governo è fascista, questo governo è di destra, di sinistra, alto, basso, eccetera. Però a noi interessa la soluzione dei problemi. Soluzione dei problemi con un atteggiamento responsabile. E credo che possiamo, incrociamo le dita, sin qui dirci sufficientemente orgogliosi di aver impresso una svolta a questa politica in senso positivo, in senso virtuoso, come dimostra il fatto che stiamo cercando di evitare che il Mediterraneo sia il cimitero dei migranti, senza nome. Mentre sui vaccini... La linea è ben chiara, dicevo prima, diritto all'istruzione da coniugare col diritto alla protezione della salute. Mio figlio l'ho fatto vaccinare, l'ho accompagnato io personalmente. La cronaca ci porta in Calabria per darvi conto di una tragedia da poco accaduta nel Regino. Due bambini di 12 e 6 anni sono morti investiti da un treno regionale mentre attraversavano i binari insieme alla madre. L'incidente è avvenuto lungo la linea ionica all'altezza di Brancaleone. La famiglia originaria di Milano era diretta al mare e non si è accorta del sopraggiungere del convoglio. La dinamica non è ancora chiara agli inquirenti che stanno indagando in seguito all'impatto. La madre è rimasta gravemente ferita, si trova ora in sala operatoria per un intervento lungo e molto complesso. Il suo compagno, rimasto indietro, ha invece assistito alla terribile scena, mentre per i due figli della donna, un maschio e una femmina, non c'è stato nulla da fare. Il tentativo del macchinista di fermare il treno si è rivelato inutile. Cambiamo argomento, andiamo all'estero con il nostro inviato Maurizio Dischino, andiamo in Centrafrica, a Bangui in particolare, dove vanno avanti i lavori per la realizzazione del centro contro la malnutrizione a cura del Bambin Gesù e fortemente voluto anche da Papa Francesco. Gli operai ringraziano Dio per la costruzione di un altro piano del nuovo centro per la malnutrizione del complesso pediatrico di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. Sanno bene che il loro lavoro per far rinascere l'ospedale pediatrico, l'unico nel paese, risponde ad una volontà di Papa Francesco, toccato nel cuore durante la visita al complesso, visita improvvisata prima di aprire il Giubileo della Misericordia nella cattedrale di Bangui.
Era il 29 novembre 2015, nel pieno di una crisi, in parte superata grazie alla missione di Francesco, il quale ha poi chiesto al Bambino Gesù di Roma di occuparsi del complesso pediatrico di Bangui. Il Papa mi ha convocata e io ho detto: ma Santo Padre, faremo tutto quello che possiamo perché c'è anche un problema di fondi. E lui mi ha detto: i fondi, ma lei lo sa che io ho messo a sua disposizione 3 milioni di euro? No, me lo sta dicendo lei. Ecco, allora lei sappia che lei ha a disposizione 3 milioni di euro, perché io ricevo delle offerte e quindi queste offerte le metto a disposizione. Il nuovo centro per la malnutrizione sarà inaugurato entro la fine dell'anno. Noi finiremo di fare la nostra parte strutturale e poi faremo quello che in tutto il mondo facciamo, cioè la formazione. Avremo dei docenti che verranno a fare dei percorsi definiti in sede all'università e contemporaneamente, parallelamente, verranno attivate delle attività di formazione a distanza, adesso dei sistemi interattivi che consentano comunque un dialogo continuo tra il docente e il discente. Altro tassello è la nuova gestione del complesso pediatrico di Bangui, dal 1 luglio affidata a Medici con l'Africa Coam. Noi siamo operatori sanitari. Penso alla Repubblica Centrafricana, 5 milioni di abitanti, due volte l'Italia, 4 pediatri in tutto il paese. È evidente che la domanda è forte. E continua il viaggio verso Roma per migliaia di giovani che sabato incontreranno Papa Francesco. L'appuntamento si avvicina e allora con il nostro inviato Vito De Torre mettiamoci in cammino al fianco di alcuni di un gruppo di ragazzi siciliani che sono arrivati a Corleone. Sentiamo. 250 ragazzi siciliani sono in marcia da lunedì all'alba. Sono partiti da Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, e a piedi arriveranno venerdì a Palermo. Da lì, in pullman, partiranno per Roma, dove incontreranno il Papa e decine di migliaia di altri giovani provenienti da tutta Italia che nelle loro diocesi hanno fatto la stessa esperienza di pellegrinaggio. Ogni giorno i ragazzi riflettono su un tema diverso. A Corleone, una delle tappe del pellegrinaggio qui in Sicilia, hanno parlato della legalità. Il vescovo Monsignor Pennisi ha accolto i giovani alle porte della città, al santuario della Madonna del Malopasso. Poi, insieme, sono entrati a Corleone. I giovani sono stati ospitati in casa da 70 famiglie corleonesi. Nel pomeriggio, nella Chiesa Madre, un lungo incontro dibattito sui temi della lotta alla mafia per la legalità. Ogni giorno i giovani percorrono dai 15 ai 20 km a piedi. La sveglia, tutte le mattine, è alle 5. Tra loro c'è anche un papà che ha deciso di fare questo cammino con suo figlio. Stanno riscoprendo l'importanza di affrontare insieme le difficoltà. Sono contento. Lui mi ha detto: vengo pure io a fare sto cammino. Ha detto: ma stai scherzando? Abbiamo riscoperto insieme alcune cose che pensavamo forse di aver perduto. Abbiamo riscoperto alcune dei bei momenti, sono stati dei bei momenti, quindi l'ho affrontato con questo spirito, con uno spirito di rinascita, ecco. Successo, potere e denaro sono i grandi idoli della storia e le tentazioni di sempre. Papa Francesco all'udienza del mercoledì prosegue il suo approfondimento sul tema dell'idolatria. Senza primato di Dio, dice, ci si accontenta di misere rassicurazioni. Il servizio di Paolo Fucili. Chi non è capace di confidare in Dio per sostenere la precarietà della vita cade facilmente nelle misere rassicurazioni dell'idolatria, tema di cui Francesco ha parlato già la settimana scorsa. Ma riprendiamolo, è importante, esordisce oggi, udienza del mercoledì in Aula Nervi. Lo spunto lo offre il biblico vitello d'oro, innalzato dal popolo ebraico nel deserto. La natura umana, per sfuggire alla precarietà, la precarietà del deserto, cerca una religione fai da te. E il vitello simboleggiava appunto fecondità, abbondanza, forza e loro ricchezza. Questi sono i grandi idoli: successo, potere e denaro. Tanto gli idoli, dice un salmo, hanno bocca e non parlano. Così, aggiunge Francesco, non rischi di essere chiamato ad uscire dalle tue sicurezze. Ti danno l'illusione della libertà e ti schiavizzano, insegna la Bibbia. In fondo, la commenta Bergoglio, a Dio non è costato tanto liberare gli ebrei dall'Egitto. Il grande lavoro di Dio è stato togliere l'Egitto del cuore del popolo.
togliere l'idolatria nel cuore del popolo. E questo lavoro di Dio contro il fascino dell'idolatria non è ancora finito. Lasciamo che sia Lui a dar profondità ai desideri del nostro cuore, Francesco esorta infine i 7.000 presenti, compreso un idolo buono degli appassionati di musica, Gordon Sumner, in arte Sting, rockstar dalla carriera costellata di successi, atteso all'uscita dalla nostra telecamera per chiedergli che ne pensa del Papa. What do you think about Pope? Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.